Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi appuntamento con il video tag 30 mesi di libri. Se non sapete di cosa si tratta, vi invito ad andare a vedere giù in info box perché lì ho spiegato tutto. Comunque, brevemente, è un video tag un po' più lungo rispetto ai classici video tag perché la caratteristica di questo è rispondere una volta al mese alle domande. Sono 30 domande, quindi è un video tag che dura 2 anni e mezzo. Io l'ho cominciato 2 anni fa, adesso siamo quasi alla fine e sto continuando a rispondere alle domande. La domanda di oggi è: qual è un libro che credevi fosse come tutti ne parlavano, ma invece sei rimasta delusa o colpita? Io ho pensato tantissimo a questa risposta perché in realtà non riuscivo a trovare un libro che avesse delle recensioni tutte quasi positive o tutte quasi negative e che a me poi avesse fatto un po' l'effetto opposto. Poi in realtà ne ho trovato uno che è stato uno dei pochi libri che io ho lasciato a metà, perché io di solito li finisco i libri, però quando proprio mi annoiano, poi a un certo punto io li lascio stare perché sono un po' di questa filosofia. Si vive una volta sola, quindi perché devo passare il mio tempo a fare una cosa che non mi piace quando potrei farne una che mi piace? Quindi questo vale anche con i libri. Se il libro non mi piace, è inutile che io stia lì a sforzarmi di finirlo, perché non ha proprio senso, quindi lo lascio a metà e ne comincio un altro. In questo caso il libro è L'ultima riga delle favole di Massimo Gramellini. Io di questo ne avevo sentito parlare molto bene, ci sono un sacco di recensioni positive su questo libro, mi attirava tantissimo, prima di tutto il titolo che mi ha colpito e poi mi attirava anche la trama, perché comunque si tratta di un viaggio simbolico che Thomas, che è il protagonista, fa, quindi un viaggio all'interno di se stesso alla fine per riscoprire i sentimenti, per riscoprire le emozioni, per riscoprire certe cose a cui lui magari non aveva più dato valore. E mi sembrava molto interessante questa idea del viaggio simbolico, comunque mi aveva molto colpito e ho voluto iniziare a leggerlo. Poi devo dire che a metà più o meno del libro l'ho chiuso e l'ho rimesso nella libreria, perché in realtà mi stava un po' annoiando, nel senso che l'idea secondo me è carina, l'idea è originale, il libro è scritto comunque bene, in un modo scorrevole, però in realtà io mi sono resa conto mentre lo leggevo che mi annoiavo e quindi l'ho lasciato perdere, perché comunque insomma non mi va di leggere un libro che mi annoia. Io non vi so dire perché non vi posso parlare male del libro, perché in realtà il libro è scritto bene, l'idea è carina, ma per quelli che sono i miei gusti, per quello che è il mio stile personale, ho trovato che mancasse qualcosa, che mancasse quell'elemento capace di coinvolgermi, perché alla fine non ero coinvolta e quindi ho lasciato perdere, come vi dicevo, però è un libro del quale io ho sempre sentito parlare bene, quindi anche se voi andate su YouTube a cercare delle recensioni, in realtà le trovate positive, o almeno quasi tutte le trovate positive. Quindi era un libro che comunque mi ispirava e sul quale io avevo riposto delle aspettative. Poi, per come sono fatta io, per quello che è il mio gusto personale, in realtà non mi ha agganciata. Mancava proprio l'elemento di aggancio. Pur rendendomi conto che il libro era magari originale, che l'idea comunque era originale, è mancato quel qualcosa in più capace di coinvolgermi. E quindi purtroppo mi dispiace a malincuore, devo rispondere che il libro che credevo fosse come tutti ne parlavano, invece mi ha delusa, è L'ultima riga delle favole di Massimo Gramellini. Ovviamente la mia non è una critica, è solo il mio gusto personale. A me non ha preso, non mi ha coinvolta, non mi ha agganciata, però ci sono invece tante persone che ne parlano bene, quindi ovviamente io non mi sento di sconsigliarvelo, perché magari a voi piace, magari per il vostro stile, per il vostro modo di essere, per i vostri gusti di lettura, lo trovate bello e coinvolgente. Quindi questa è solo ed esclusivamente la mia personale opinione.
Direi che per questa risposta non ho da aggiungere altro, quindi ci vediamo il prossimo mese con la domanda successiva. Io come al solito vi invito a fare questo tag se vi piace leggere, perché è davvero un tag particolare che vi lascia una bella esperienza. Vi invito anche ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.